L'inaugurazione ha dovuto subire un lieve contrattempo. Il resto del... Ah, ecco, bravo Roveda. Siediti là. Infatti da un ingresso secondario, poiché davanti a quello principale... Tu sai quante copie tiri il giornale, vero? 500.000. ...è autorizzata di scioperanti. Tutta l'opinione che conta nel paese. Sì, gente che magari legge anche altri giornali, di altro colore. Ma che alla fin fine si rivolge a noi, al giornale. Per sentire dalla sua voce una parola pacata e definitiva. E questa voce, lo veda, deve essere sempre la stessa. Dalla prima riga dell'editoriale all'ultimo annuncio economico. Sì, sono d'accordo. Chi è il nostro lettore? È un uomo tranquillo, onesto, amante dell'ordine. Che lavora, produce, crea reddito. Ma è anche un uomo stanco, lo veda, scoglionato. I suoi figli invece di andare a scuola fanno la guerriglia per le strade di Milano. I suoi operai sono sempre più prepotenti, il governo non c'è, il paese è nel caos. Apre il giornale per trovare una parola serena, equilibrata. E che cosa ci trova? Il tuo pezzo, lo veda. Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato, si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione. Ma... compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo di lettore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo di lettore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, poveretto? Sì. Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola. Che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più. Certo. Il succo della notizia, la sintesi. Il lettore apre il giornale, guarda. Se gli va a legge, se non gli va a tira via. Ma senza avere la sensazione che gli vogliamo rompere i coglioni. Senza sentirsi lui responsabile di tutti i morti che ci sono ogni giorno nel mondo. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato. Rimasto senza lavoro. Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la veda, che la stoppa c'è. Adesso lo ricopi e lo porti direttamente in composizione, vai.